Bimbe, oggi è il 1° luglio. E cosa avevamo detto? No, amore, per cortesia, oggi è il 1° luglio. Cos'è che avevamo detto? Cosa si iniziava a fare il 1° luglio? Vanessa? Andare a giocare all'escape room. No! Stasera? No! Adesso? Dai, attivate il cervello. Oggi. Brava, i compiti! I compiti! Ma visto che voglio essere un po' buona. No, vi farò fare i compiti, ma non con le vostre manine normali. Ve li farò fare. Non dirmi con le mani piccole. No, ma bensì con le unghie. No, finte. Lunghe, finte ma lunghe. Quindi vediamo se Anastasia sarà in grado di tenere la penna in mano e di fare pensando, i compiti. Pensando, però poi ho detto no, non può essere, perché l'anno scorso tu ci avevi fatto fare un video con le unghie finte che dovevamo mettere in scarpe. Esatto. Ci dovevamo lavare i denti. Ma anche oggi, cosa credete? Ma non farete lunghe così? Più o meno. Così. Forse così. Allora, noi abbiamo però le unghie lunghe, quindi corriamo a cercare queste benedette unghie lunghe e torniamo a casa e faremo i compiti e passeremo tutto il giorno con le unghie lunghe. Pronta? No. Siamo arrivati nel primo posto dove spero riusciamo a trovare le unghie lunghe. Andiamo a cercarle? Sì. Qua? Trovate? No, non credo. Non lo so. Ah, non si girano? No. Qua no? Siamo qui. Qua cos'è? No, smalti. Se no possiamo chiedere, ragazze, se ci sono. Infatti, chiediamo? Allora, ci sono soltanto quelle per gli adulti, che però sono grosse, perché non c'è quello piccino. Non c'è quello piccino, come potete ben vedere, sono tutte della stessa misura. Ho capito, a te sì, ma lei no, Vanessa, e quindi andiamo a cercarle. No, andiamo a cercarle da un'altra parte. Qui c'è l'Action e secondo me le troviamo. Sì, ma sono quella colla. Ma non solo. Sì, aveva detto che c'erano solo quelli per gli adulti che erano con la colla. Andiamo al Toys, che credevo fosse chiuso, invece è aperto e lì siamo sicuri di trovarle, giusto? Sì. Erano appese qui quelle per piccine. Adesso le c'è. Eccole. Guarda quante ce n'è, ragazzi, altro che. Io posso quelle per... Tu puoi scegliere quelle che vuoi. Quelle per i grandi? No, Vane, sì. Perché poi ti si staccano. Io ragazzi voglio o no? Prendere. No. Hanno le misure troppo grandi, ma secondo non me. No, io voglio prendere. Sono tutte belle. Sono tutte belle, però ne devi scegliere solo una. Mamma, qua se si staccano. Queste sono fighe. Vane, fai quello che vuoi. L'importante è che te poi ti reggono. Queste sono fighe, però. Ho paura che poi non mi piacciono più. Perché non ti devono piacere più? Sono queste. Scegliene uno, ce ne sono tante, sono tutte belle. Guarda anche queste con gli arcobaleni, no? Anche questa, vuoi fiammiferini. Guarda anche queste, con la frutta, bellissime. No, trasparenti con la frutta. Molto belle, molto fresche, molto estive. Sono tutte belle. Però voglio scegliere queste, perché sono fighissime. Davvero? Hai scelto queste? Perché guarda, tanto sono belle, sono anche. Andiamo a vedere cosa ha scelto la Vane. Io questo. Va bene, hai scelto? Andiamo. L'abbiamo fatta, Siamo riuscite a trovare le unghie, bastava venire qua sin da subito. Ma dove sono le unghie? Le ho prese, sono nello zaino. Adesso andiamo a casa a fare i compiti. Eh sì, tesoro, te l'ho sempre detto, basta iniziare 5 pagine al giorno e si arriva a settembre che abbiamo finito il libro. Certo. Allora, ha visto che queste unghie non vanno bene perché hanno la colla. Hai voluto prendere quelle da adulta e hai sbagliato. No, tu me l'hai detto. Vorrà dire che utilizzerai quelle di tua sorella. No. Anastasia, mettiti le unghie. E poi dobbiamo andare a fare la spesa, eh? Ok, sei pronta? Sì. Ecco, l'ho messa una. Dai. Allora, scegli quelle. Se vuoi puoi usare quelle di Anastasia. No. Perché? Perché sono bellissime. Non mi stanno neanche. Sì che ti stanno. Allora, la prima l'ho messa in mio. Va bene. Adesso mettiamo questo. Cosa stai facendo tu? Stai prendendo la colla? Guarda che poi non riesci più a toglierle. Me ne metto poca. Va bene. Guarda. Ancora due. Un po' grande quella. Ma no, Anastasia, sono grandi queste. Usa quelle più piccoline. Sono sformate. Sulle tue mani. Queste qui. Le prime, no? Vediamo un po'. Wow, amore. Ma non è troppo grossa questa? Ma scusa, usa quelle più piccoline. Secondo me sono più adatte per te. Prima è questa uso. E lei? Vabbè. Allora, adesso mettiamo il pollice. Va bene. E ta-da!
Mettilo dritto. Ok. Ora le hai messe? Dai, andiamo a fare la spesa. Sei pronta a fare la spesina con le unghie lunghe? No. Hai messo quelle di Anastasia alla fine? Sì. Ok. Adesso andiamo a fare la spesuccia e io ti dico cosa devi prendere. E anche a te. Vanessa si sta già dando da fare con le sue unghiette finte. No, Vanessa, calma. No, calmati, anche perché fra 4 giorni ripartiamo. Calmati. Anastasia, la cassa d'acqua. Allora, l'acqua dov'è? Di qua. Ma guarda! Ammazza, oh! Brava! I pistacchi? Prendili. Non lanciarli però, eh. Stacca il sacchetto. Vediamo Vanessa che stacca il sacchetto senza staccarsi le unghie. Come faccio? Guarda, tua sorella lo sta facendo. Stai bene con le unghie lunghe, Ani. Volete le pannocchie? Cosa sono? Quelle da fare alla piastra? No? Non ti sono piaciute? Zucchine, zucchine a tutto spiano. Sono dietro di te. Ok, tu frutta? Andiamo a scegliere la frutta. Prendi il sacchetto. Devi riuscire a staccare un sacchetto, Dov'è? Qua. Devi tirare con l'altra. No, devi afferrarli questi, se no non riuscirai mai. Hai visto che ce l'hai fatta? Hai ancora tutte le unghie? Boh. Sì. Sì? Mi interessa se la mettere quanto? Sì. Ci sei riuscita? Sì, adesso però devo aprire il sacchetto. Che è al contrario in questo caso. Bravissima. Cosa vuoi di frutta? Le banane? Stai cadendo? Cosa fai? È caduto un'unghia. Dove? Scherzo. Ah. Come se la cava? Ne ho preso 6 forse. Va bene. Aspetta, 3, 4, 5. Prendine ancora una, dai. Ok, poi non c'è da pesarle qui, quindi mettimele nel carrello. Vedi, il sacchetto aperto, devo cambiare mano. Che cosa vuoi prendere? Le banane sulla. Vai a prendere, ma non ci arrivi. Fatele dare dal ragazzo, dai. Vai. Quali vuoi? Quelle che vuoi, dai. Ani, pronto? Dai, prendere un... ecco, dai. Grazie. Ok. Tieni. Ah, perdi l'equilibrio oggi? L'altra balla al supermercato. Fantastica. Scendi, per favore. Scendi. Dai, Anastasia, non riesco a guidare il carrello con te. Scendi. Ok. Vuoi salire? Andiamo a prendere il condiriso per papà, i würstel. E poi andiamo a casa, che dobbiamo fare i compiti. Dai, würstel. Li hai presi? Cosa c'è, Anastasia? Oh! Ah, non ti avevamo vista. Hai ancora tutte le unghie? Non le 800 pacchi. Due? Due, basta. Siamo tornate a casa finalmente. Tutte le unghie ci sono? Ti ho fatto lavare le mani? Ti si sono staccate? Fammi vedere. Ok, tu le hai tutte? Ok, volete fare merenda? Tu vuoi far merenda? Allora Vanessa, vai a prendere i libri delle vacanze e inizia solo a fare matematica? No. Cosa vuoi fare oggi? Solo matematica? Allora fai 5 pagine di matematica oggi e domani fai... No, facciamo 2 pagine di matematica e 3 di italiano. Come vuoi tu. E domani fai il contrario. Sì. Ok? Vai a prendere il libro e l'astuccio. Sono anche tu. 5 pagine? Sì, dai. Ma non volevi far merenda? Non hai più voglia? No, faccio dopo. Vuoi farla dopo? Ok. Allora, Vanessa, cosa stai facendo? Stai iniziando i compiti? Sì. Disegna tu qui. Anastasia, guardiamo fino in fondo. Che bellino. Cosa c'è qua dentro? Ce la fai? Un libro, il brutto anatroccolo. Poi lo leggiamo, Questi, intanto questi libri li portiamo in vacanza. Allora, la prima pagina. Vorrei vedere quante pagine sono nel totale. Questa è la prima. L'ultima, voglio vedere l'ultima, non la prima. Voglio capire quante pagine sono. 128. 128? Le tue pagine invece per ogni 72. Libro? Quante? 72. 72 questo e? 72 uguale. Ah sì? Sì. Ok, sono 144. Quindi, se voi fate 5 pagine davvero al giorno,
in un mese, che sono 30 giorni, avete finito il libro. Quindi oggi è il 1° luglio, al 30 luglio potreste aver finito i compiti delle vacanze. Ah, sì? Eh sì, e facciamo tutto agosto senza compiti. Vi dovete veramente impegnare per riuscire a raggiungere questo obiettivo, va bene? Sarebbe bello avere tutto agosto libero, giusto? Sì. Ok, allora Anastasia, iniziamo con la tua prima paginetta. Vabbè, allora cuccioline e cuccioline, qua è un disastro perché si continuano a perdere le unghie. Facciamo così, chi finisce questa challenge con più unghie ha vinto. Adesso vi faccio vedere il mignolo di Vanessa e fatemi una risata. Hai chiuso il dito nella porta e ti si è gonfiato. Ma è proprio uguale, cioè. Vediamo. Anche tu. Vabbè, allora, avete capito? Chi finisce? Fa niente. No. Allora, Vanessa è andata in macchina perché ricorda di averne vista una in macchina più piccina. Il pesce caldino si presenta. Va bene, tu inizi a fare questo. Che spavento! No, ragazzi, guardate Gasper. C'è un problema ai capelli. Ti sei appiccicato? Che cosa? Hai perso l'unghia nei capelli adesso. No, vabbè. Guardate, dov'è? La vedete? No. Io sì. Se stai ferma, la facciamo. Dov'è? Non la vedo più. Eccola qua nei capelli di Anastasia. Aspetta che la prendo, Ani. Eh sì, fa un po' male. Mannaggia. Dai, arrivate ragazzi. Rimettiti l'unghia. Sì, no, è impazzito. Allora, un pallino, un pesciolino. Ok, Ani, non metterti le mani nei capelli se hai questo problema. Hai strappato un capello. Allora, ascoltami, leggi quello che devi leggere, ok? Perché tanto vedo che non hai penne da utilizzare. Quando avrai una penna da utilizzare, allora continueremo col video, ok? Ascoltami, allora, come ho detto ai nostri cucciolini, chi arriva a fine challenge con più unghie ha vinto, quindi Vanessa stai già in svantaggio, poi magari la troviamo. Guarda con attenzione tutti i pesciolini. Allora dobbiamo cercare il pesce pallino, guarda, osserva. Il pesce pallino in base a quello che hai letto. E cerchia il pesce pallino. Ok. Eccola! Ma dai. Vabbè, mettila, dai, mettila. Mi sono rifatto un altro dito. Mi piace. Mi piace? Zitto un secondo. Grazie, belle. Vediamo. Schiaccia bene. Ma adesso, ma come bevi? Ma che cos'è? Una gemma. Al contrario, non so cosa sembra. A me sembra un cuore. Faccia. Un cuore, allora, faccia. Da qui dobbiamo cerchiare proprio un cuore. Dobbiamo cercare il pesciolino. Sì. Il pesciolino. Tu devi capire chi è il pesciolino pallino in base a quello che hai letto, pallino. No? Usa bene la penna e non perdere le unghie. Qua c'è un'unghia che si sta staccando. Oh. Secondo te qual è? Ma che ne so, l'hai letto tu, mica io. Vane, hai finito di disegnare? Hai 5 pagine da mamma, fare, dai. Ma tu quanti li vedi? Io li vedo questo. Ascolta, questo, com'è fatto pallino? Come è fatto pallino? È colorato con una piccola macchia sulla coda. Dai, madonna, ci vuole tanto. No, ma si vedeva perché era un cerchio. Anastasia, devi essere un pochino più attenta, Dai Vanessa, su, smettila di fare i cuori. Cerchio. Vedo che vi comportate bene con le matite, benissimo, adesso inizio a fare i compiti, ci vediamo dopo con la merenda. Ma ne mancano ancora tre. No, quattro. Quattro. Hai perso un'unghia? Fa niente, siete pari tu e tua sorella allora. Ah, pelle tutte? Vabbè, fa niente, continua a fare i compiti, poi vediamo se la troviamo e altrimenti a fine gara classificheremo il vincitore. Hai fame? Vuoi far merenda? Facciamo una pausa dai compiti. Quelle che vuoi tu, devi io aprirle. Finito. Amore, tu? E ho finito. Tu sei bravissima. Fammi vedere le unghie. Ci sono ancora tutte? Sì, questa qua l'ho tolta perché mi dava fastidio. Non puoi toglierla, sei noto in spello. Mettiti subito l'unghia. Te invece le tue unghie? Quindi fammi capire, tu hai fatto i compiti senza l'unghia? Sei penalizzata di 5 punti. No, l'ho fatto. No? Merendina anche per te? Riesci a tenere la briochina? Cosa stai mangiando? Adesso ho finito. Hai finito i compiti? Però ti manca una pagina.
Hai visto? Eccola. L'hai messa? Tu quanti compiti hai fatto? Pochissimi. Adesso ti do un minuto, dopodiché ricomincio a fare i compiti, eh? Voglio provare una cosa. Sì. Voglio prendere con il cucchiaino. Però... Sì, non sporco il mano. E non togli neanche le unghie. Ma sei intelligente. Vanessa? Mm? 30 secondi. E poi no. Si ricomincia a fare i compiti. Sì, invece. Per me si ricomincia a cortarmi. E stasera usciamo con le unghie lunghe? No. A pericena con le unghie lunghe? E se le prendiamo tutte? No. E se le prendete... Ah! Ne ha persa, Vanessa ha perso l'unghia nelle patatine, secondo me sono finite le unghie di Vanessa. Aspetta, fammi cercare. No, non ci credo. Oh, vabbè, io... Dammi vedere con le unghie. Sfortuna. L'hai trovata? No. State attente perché potreste mangiarvi l'unghia di Vanessa, che non è molto commestibile. L'hai trovata? No, l'altra. Come l'altra? Io vedo queste qua. Prendila. Io ho cacca una. Cosa? Io ho cacca una. Vado? Vai. C'è. Quindi hai perso un'unghia? Eh? Ma scusate, se siete qua e state mangiando le patatine, dove può essere l'unghia? Nelle siamo patatine? Qua. Fatemi vedere. Cerchiamo l'unghia di Vanessa nelle patatine. Ma non c'è. Per me ve la siete mangiata. Ma cosa succede? Io ho trovato due unghie, però non riesco più ad attaccarle. Fatemi vedere questo primo round com'è andato. Chi mancano le unghie? A Vanessa. Ho trovato quella piccolina. Ti manca il mi. Ma dove vai? Cioè, trovano le unghie così, mentre io parlo spuntano fuori le unghie. L'hai ritrovata? Ok, quindi a Vanessa non manca nessuna unghia, da quello che vedo? Le hai tutte? E amore, a te? Manca una che l'avevo trovata adesso l'ho ripresa. Praticamente non è che trovato... quella che ha trovato adesso Vanessa? Quindi no. Potrebbe essere. Questo, mi ricordo che c'erano tutte le unghie così, ma mancava quella opaca. A me non mi si attacca più questa. Non ti si attacca più questa. Allora facciamo una cosa, adesso ci andiamo. Ma due le ho perse, ok? No. Oh, perché due? Perché questa non si attacca più. Ma come no? Allora facciamo che adesso togliamo tutte le unghie. Per adesso vince Vanessa 1-0, anche se mi ha svelato di aver tolto l'unghia prima. Poi ci laviamo. No, cioè, no, però. Anch'io prima ce l'ho tenute tanto. Infatti, allora siamo ancora pari. Va bene? Una trovata? Era sul libro di scuola. Vanessa, lasciagli. Sono mia. No, me ne tolte due. Ma, visto ragazzi, che... lei è una barona? Visto che state litigando, no, avete perso. Barona, scrivetela nei commenti. Barona. Allora, state litigando perché adesso a te ti manca un'unghia, tu ce l'hai tutte, ma dici no, che quella è la tua. Così, ragazzi, guarda, io gli ho dato la mano per vedere solo quest'unghia qua. E lei ti ha sfilato l'unghia. Mani di velluto. No, ma è mano mia. Ok, va bene, concludiamo quel video. Non ha vinto assolutamente nessuno. No, no. Perché le ho tutte. L'hai trovata? Sì. Vedi che ha ragione Anastasia, allora? Guarda, sei terribile, Vanessa. Anastasia. Ma se lei mi ha toccato la mano, me l'ha fatta cadere una. Vabbè, ma tanto noi stiamo concludendo questo video. Io ho vinto. Ma io ho vinto. No, 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 no. Siete pari. Siete... Ho vinto, ragazzi. Ti dico... Ah, no, scrivono i nostri cuccioliti. Cioè, vinto nei commenti. Dove... No. Scrivetelo nei commenti perché io veramente non so più cosa fare con queste due bimbe. Scrivete nei commenti secondo voi se ha vinto Vanessa o ha vinto Anastasia. Fate vedere le mani che vediamo chi ha vinto. Non mi si attaccano. Per forza, hai le mani piene di sale, di patatine, cosa vuoi che ti si attacca? Allora, la prima glitterata nella mano destra, il primo nido nella mano destra è glitterato. Secondo, sempre glitterato. Terzo, bianco con una striscia glitterata, fucsia, rosa. Poi sì, il quarto. Io non me l'ha rubata, prima ce l'avevo una glitterata. Oh, Anastasia, basta, eh. Quarto, un'altra glitterata e quindi un'altra glitterata. Va bene, Vanessa, abbiamo capito che ce le hai. Una qua. Ma scusami, le avevi adesso tutte? Cosa hai fatto? Una me l'ha rubata lei e una non è vero, ragazzi, me l'ha rubata lei una, poi l'ho trovata là. E senza una. Ma lei me l'ha rubata una. Ma ascoltami. Anastasia, ascoltami, ma anche... Ma anche se tu... Facciamo finta... Fammi vedere una cosa. Ma anche se te le avesse rubata una, te ne mancano due. Dov'è l'altra? Una te l'avevo rubata prima perché mi ha toccato le mani e poi me l'ha tolta. L'ho detto pure, carinetta.
Amore, amore. Vanessa, confessa la verità. No. Vanessa. No, io non volevo fare. Amore, non ti arrabbiare. Tanto avete vinto tutti e due. E sai perché? No, amore, non ti arrabbiare. No, amore, ascoltami. Ascoltami, non ti arrabbiare. E tanto avete vinto entrambi. Perché Vanessa, mentre ha fatto i compiti, si è tolta un'unghia. E non era... Fa niente. E non era valido, ok? Quindi siete pari, perché io non ho capito se lei ti ha rubato le unghie. Concludiamo il video in pace e armonia? Che dici? Dai amore, i cucciolini se tu non li saluti piano. Hai trovato l'unghia nelle patatine? No! Veramente? Sì. Prendi una ciotola. Hai visto amore? Vanessa, hai ragione tu Anastasia, perché Vanessa aveva perso l'unghia nelle patatine e adesso l'ha ritrovata nelle patatine. Ma tu l'hai vista davvero? Sì. Io di te non mi fido. Ce l'ho sto scavando lì che l'ho vista. Ma non c'è. Eccola. Quella che Vanessa aveva perso, che diceva di avere. Adesso gliela dai a tua sorella. No, non la voglia. Gliel'hai lanciata? Sì. Ma io non la trovo più quella. Ecco, una è qua. Ma no, magari adesso non mi si. E una è qua. Ma quella è la mia. Ah, allora ok, grazie, ciao. Vedi, adesso non la trovo più. Quale? Questa qua. Quale? Ma se ce l'hai in mano? Vero. Comunque, dai. Prima ne stavo mangiando una. Sentite, tanto non ci ho capito più niente. Secondo me dentro queste patatine ci sono altre unghie. E quindi, concludiamo il video, amore? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E lasciate un like a questo video. E lasciate un like a tutti i video.